loro hanno tantissime possibilità, veramente tantissime. Non ultima quella che hanno già sfruttato, mi sembra, di avere anche un comunitario in più, perché loro hanno Hafnar in roster, e quindi se ci dovesse essere l'assenza, come è successo la penultima giornata dove Darby non ha giocato, loro hanno giocato con Hafnar e Jan Čirić contemporaneamente, quindi con due comunitari. E la penultima giornata questa? Cosa è successo l'ultima? Non con Vero. La penultima. La penultima. L'ultima giornata c'era Darby, che peraltro ha giocato poco, mi 8 sembra. Minuti, sì. Non so per quale ragione, onestamente, perché non ho ancora visto la partita. Però comunque, ripeto, hanno anche la possibilità, diciamo, cioè, mentre noi manchiamo di un comunitario, nel senso che comunque il roster non abbiamo una pedina, una casella non è più coperta, loro hanno la possibilità di coprirla anche in caso di assenza, quindi siamo agli antipodi da questo punto di vista, insomma. E quindi potrebbero presentarsi anche, non lo so, io credo che in formazione tipo mi sembra di aver capito che probabilmente è Hafnar quello che sta fuori, però ripeto, dovessero avere qualche problema, Hafnar può cambiare Young, Genicenox e Darby, quindi insomma da questo punto di vista è un bel andare, insomma, cioè, in più anche Camata, ripeto che non li cito tutti perché sono Playmaker, Mini, Rombaldoni e Darby. Fate dalla panchina Jan Čirić è partito con l'ultima partita è partito dalla panchina, che ha fatto bene, infatti molto fatto bene, è un giocatore insomma, di un livello, poi ha attraversato magari un momento non felicissimo, però è un giocatore da uno, infatti poi ha giocato in A1. Ripeto, tante possibilità, appunto, vabbè, una seconda parte di stagione dopo l'inizio a Pavia veramente ottima per Young, soprattutto l'ultimo mese, veramente Young che conosciamo, anche perché non è il primo anno che è in Italia, quindi dici quale sarà la versione buona, quella della prima parte della stagione o quella della seconda? Sappiamo qual è la versione di Young perché l'abbiamo vista tanti anni precedenti, quindi io mi stupisco di più di come non è riuscito magari a Pavia nella prima parte della stagione a trovare il suo feeling col canestro. Non mi stupisce questa versione qui perché è quella che conosciamo, quindi un Young in grande spolvero, possibilità di ruotare tre playmaker di valore assoluto, Jan Čirić ritrovato, una batteria di lunghi, ripeto, partendo da Causin che può giocare 3-4 e Allegretti che può giocare 3-4 fino a Camata, passando per Di Giulio Rinaldi. Maria, Grant, Rinaldi, insomma. E in più in questo momento anche qualche risultato, perché comunque hanno vinto due delle ultime tre. In più non stanno vincendo, cioè stanno comunque ottenendo risultati che li hanno portati in una posizione di classifica non tranquilla, però comunque hanno 2 punti di vantaggio e lo scontro diretto, quindi delle ultime tre partite, cioè, vincendo di Genova potrebbero essere salvi. Tra loro e Pavia, diciamo che Pavia deve vincere 2 partite in più di loro, insomma, per essere salvo, quindi è chiaro che con 3 partite da giocare è un vantaggio non da poco, insomma. Qui, insomma, noi diciamo che sicuramente questa vittoria è stata una vittoria importante, intanto per aver raggiunto quota 30, che per quanto mi riguarda era un obiettivo, onestamente, devo dire, impensato, impensabile all'inizio, cioè avere il 50% di vittorie, che attualmente è di più, però dico nel caso diciamo iniziale, pensando a un ipotetico 15 su 30, pensare al 50% di vittorie, onestamente non so se qualcuno aveva questo obiettivo, però devo dire che veramente è un traguardo, perché poi sapete, no, che negli Stati Uniti viene un po' decretata la soglia della stagione, della grande stagione o della stagione, diciamo, invece un po' da dimenticare, c'è questa soglia del 50% di vittorie, non essendoci retrocessioni o quant'altro, soprattutto nell'NBA, un po' il metro di paragone per definire una stagione ottima rispetto a una stagione un po' deludente è il 50% di vittorie, quindi da questo punto di vista devo dire che è un obiettivo, per me è già un primo obiettivo, è nella scala degli obiettivi dopo quello della salvezza, c'è stato questo che comunque è un obiettivo ottimo. Tra l'altro non credo possa interessare a molti, però per quello che riguarda il mio aspetto personale, nella mia precedente stagione di Lega 2 Sassari avevo fatto 28 punti, quindi ero un po' di sotto del 50%, ero 14 su 30, quindi avere superato anche quella stagione
quindi ho fatto già 30 punti tuttora, un piccolo personale traguardo, diciamo che mi sono migliorato rispetto alla prima stagione, anche da questo punto di vista è una piccola soddisfazione. Però intanto abbiamo ancora 3 partite da giocare, intanto se dovremo poi dopo trovare un avversario nei playoff, cerchiamo di prepararci e di fare ancora qualche punto per scalare qualche posizione, visto relativamente ovviamente al secondo tempo una squadra che aveva voglia di provarci, questo è fondamentale soprattutto per noi, in generale per tutti ma soprattutto per noi, e quindi mi ha fatto molto piacere, insomma. Poi ci sono anche degli aspetti tecnici, cioè il rientro di Ganetto per noi è importante, lo abbiamo sempre detto, non l'abbiamo mai nascosto, pur non essendo in questo momento lui al massimo, nel senso che avrà una condizione di forma approssimativamente attorno, non so, insomma, è difficile fare percentuali, però insomma poco più del 50%, ma come poi giusto che sia, perché un mese e mezzo di stop non è che si può regalare così facilmente, però è un giocatore importante oltre per quello che può fare lui personalmente, per gli equilibri che è in grado poi un allenatore di poter gestire una squadra con la sua presenza. Questo l'abbiamo sempre detto. Intanto comunque è una rotazione in più, quindi già avere una rotazione a 8 invece che a 7 cominciamo a essere più umani, cioè, in più, ripeto, ci consente soluzioni tattiche importanti, perché comunque la sua fisicità con la sua presenza un Williams da 4 si può sopportare, mentre invece con la sua assenza è difficile da sopportare. Poi Gigi, quando si giocherà a un ritmo sostenuto, una rotazione in più di no, no, poi esatto, poi in prospettiva di giocare insomma con le partite lì poi ogni due barra tre giorni, che poi siano solo 3 o che siano quelle che saranno, non lo posso sapere adesso, però comunque è un rientro che ci può fare solo del bene, insomma. E domenica già si è visto, perché ripeto, pur essendo ancora in forma approssimativa, però ha dato già un contributo suo e poi, ripeto, mi ha consentito di fare delle scelte che altrimenti non avrei potuto fare. Domande di voi se avete. Ah, io volevo chiedere di Ganetto, però hai già risposto. Cioè è giusto dire che guadagni un lungo fondamentalmente. Perché, cioè, oh no, è paradossale, sì, sì. Però. Sì, perché sì, comunque no, sia vero, con tra l'altro con Rimini una squadra gigante sotto 100.000 punti di vista, vinci il confronto a rimbalzo impensabile, sì, in una versione con Ganetto al 50%, no, per dire. Questa, cioè, guadagno un lungo, vero, nel senso che ripeto, Williams da 4 è una opzione che noi abbiamo sfruttato ampiamente già, cioè non è una novità di adesso, abbiamo anzi per un periodo che abbiamo cavalcato questa opzione tanto, no, però quando tu hai un 4 che è in realtà un 3 è importantissimo avere un 3, vero? Sì. Che è poi la stessa cosa che succedeva l'anno scorso, cioè l'anno scorso a parti invertite, l'arrivo di Ganetto consentì di poter sfruttare di più la formula con Ferrari da 4, perché Ferrari da 4 poteva essere una logica di squadra nel momento in cui avevi un 3 vero e quindi avevi 2-3 veri, uno giocava da 4, uno da 3, ma in parte c'era un po' di fisicità. Quando non c'era Ganetto, Ferrari da 4 voleva dire Zaccariello da 3, e non è la stessa cosa, perché comunque Ganetto alla fine è 2 metri, ha molta fisicità, ha una grande presenza a rimbalzo, quindi ti poteva consentire di fare questa cosa. Adesso, a parte invertite, il Ferrari della situazione è Williams, però è lo stesso tipo di ragionamento. E quindi si guadagna la possibilità di giocare con un lungo, se vuoi atipico, finché vuoi, però in più. Il fatto che poi domenica, poi noi abbiamo questa capacità, l'ho già detto anche domenica in sala stampa, l'abbiamo avuto tutta la stagione con anche lì alti e bassi, però ormai a 3 partite della fine è una cosa abbastanza conclamata. Poi potremmo avere, adesso che l'ho detto, magari faremo schifo a rimbalzo domenica, però noi abbiamo questa capacità di dividerci molto, no, l'aspetto dei rimbalzi, cioè non abbiamo i due rimbalzisti, gli altri che si disinteressano, perché poi non è solo un problema di Ganetto, lo stesso Boyette è un ottimo rimbalzista, cioè abbiamo nel nostro roster Williams giocando da 3, un ottimo rimbalzista, cioè abbiamo degli esterni che sono buoni rimbalzisti, abbiamo dei lunghi che magari non hanno l'ingombro volumetrico eccetera, però hanno piedi rapidi, veloci, quindi magari certe tipologie di rimbalzi, penso ai rimbalzi lunghi o quelli magari un po' che scappano fuori dal ferro in maniera un po' atipica, che li prendano in maniera più dinamica. Quindi alla fine tutto questo fa che quasi mai è successo, perché qualche volta è successo, però in rare volte abbiamo sofferto in maniera grave a rimbalzo.